Gigi Prima, ben ritrovati. Il nostro sistema sanitario nazionale, pur tra le tante difficoltà, sta fronteggiando una prova senza precedenti e si dimostra più che mai un patrimonio da preservare e su cui investire, a tutela dell'intera collettività. Per queste ragioni rivolgo a nome di tutti gli italiani un saluto riconoscente a tutto il personale sanitario ed esprimo commossa vicinanza ai familiari dei caduti per la salvaguardia della salute di tutti noi. E il messaggio inviato da Sergio Mattarella al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini di Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, nella prima giornata nazionale del personale sanitario. Nel messaggio di Mattarella al Presidente, il Capo dello Stato afferma che questa è un'importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscenza del Paese verso tutti coloro che con professionalità e abnegazione si sono trovati e tuttora si trovano in prima linea per fronteggiare l'emergenza pandemica che a distanza di poco più di un anno dalla sua comparsa ancora ci affligge. Sono 15.479 nuovi casi di Covid su 297.128 tamponi analizzati complessivamente nelle ultime 24 ore per un tasso di positività in Italia che si attesta sul 5,2%. I decessi sono 353, i ricoveri in ospedale calano di 132 unità, quelli in terapia intensiva aumentano di 14. I dati del Ministero della Salute registrano un tasso di positività, quindi più o meno costante. Aumentano le terapie intensive, scendono i ricoveri ordinari di 132 unità. Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari allo 0,99, in crescita rispetto alla settimana precedente. Ascoltiamo proprio il report settimanale dalla cabina di regia del Ministero della Salute. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è in lieve crescita e l'incidenza si fissa a 135 per 100.000. E quindi ancora piuttosto elevata. Per quanto riguarda l'RT è intorno a 0,99, quindi proprio di poco al di sotto di 1. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è del 24%, al di sotto, sebbene di poco, della soglia critica che è considerata essere del 30%. Per quanto riguarda le varianti, che come sappiamo in questo periodo stanno diffondendosi nel nostro paese, è bene tenerle sotto controllo, tant'è vero che è in programma una nuova indagine per stimarne la distribuzione sul territorio e intervenire tempestivamente e con interventi restrittivi laddove la loro diffusione è particolarmente rilevante. Il bollettino ordinario dell'unità di crisi della Regione Campania registra 1.616 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 151 casi identificati dai test antigenici rapidi, di cui 1.411 asintomatici e 54 sintomatici. I tamponi del giorno sono 19.708, di cui 2.788 antigenici, mentre i deceduti sono 13, 12 nelle ultime 48 ore e 1 nei giorni precedenti, ma registrato soltanto ieri. I guariti salgono a 1.556. Il report posti letto su base regionale registra 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, 656 di cui occupati 110, mentre quelli di degenza disponibili sono 3.160 di cui occupati 1.313. Come ben noto, la Campania da domani tornerà in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire proprio da domani, domenica 21 febbraio. Insieme alla Campania in arancione anche Emilia-Romagna e Molise. Una decisione che il governatore De Luca aveva anticipato nelle ultime ore, parlando di immagini da brivido negli ultimi giorni. Gente in strada, quasi sempre senza mascherina, zero controlli. Alcune grandi città della Campania abbandonate a se stesse. E per questo aveva dichiarato che è inevitabile il ritorno alla zona arancione e se non siamo attenti anche alla zona rossa. L'ASL Napoli 3 Sud ha iniziato la somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid, impegnando medici di medicina generale e diventando la prima in Campania che ha firmato un accordo con i principali sindacati di categoria.
Grazie a questo accordo, che è perfettamente in linea con l'intesa sottoscritta a livello nazionale, spiega Vincenzo Schiavo, il segretario vicario della Campania, i cittadini potranno vaccinarsi con l'assistenza di quegli stessi medici di famiglia che da sempre si prendono cura della loro salute. Per l'accordo sono stati individuati 30 siti vaccinali, tra cui l'ASL Napoli 3 Sud e i sindaci di 30 comuni di competenza dalla stessa ASL, che fornirà personale sui turni di SEO con il supporto delle AFT. Si parte la settimana prossima con gli ultraottantenni, come riferisce l'agenzia, ai quali sarà somministrato il vaccino Pfizer o Moderna. Continuando a parlare di vaccini in Campania, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha mostrato il centro vaccinale presso la struttura del Campo Coni. Ascoltiamolo. Buonasera Avellino, buonasera avellinesi. Questa sera ho voluto organizzare questa diretta straordinaria qui dal centro vaccinale che abbiamo organizzato presso la tendo struttura Coni. In questo momento sono seduto, ma sto per alzarmi anche perché con soddisfazione, insomma, voglio comunicarvi che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, del quale sono orgoglioso. Abbiamo messo a tacere, insomma, ma siamo abituati a vincere sempre le sfide che la vita ci pone innanzi. Abbiamo vinto anche stavolta mettendo a tacere, insomma, le cattive lingue. In questi giorni ho ascoltato un sacco di sciocchezze, ragazzi, come al solito, insomma, c'è gente che prova a dimostrare la propria esistenza in vita parlando di noi, poi puntualmente viene smentita sul campo. Picchiava la madre ultra novantenne per farsi consegnare somme di denaro necessarie per l'acquisto di stupefacenti. Per questo i carabinieri della stazione di Napoli, Rione Traiano, hanno arrestato un 57enne pregiudicato in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP, il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Le indagini, condotte dai militari dell'arma e coordinate dalla quarta sezione fasce deboli della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare come l'uomo avesse in più occasioni costretto, mediante violenze e minacce, la madre ultra novantenne a consegnargli somme di denaro, anche minacciandola spesso con un coltello, infliggendole sofferenze fisiche e morali perduranti. L'arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Napoli Poggioreale. Nuovo aggiornamento pandemico anche sul territorio casertano con i dati forniti dall'ASL di Terra di Lavoro. Nel bollettino di ieri, venerdì 19 febbraio, sono 141 i nuovi positivi al test, con 73 guariti e 7 deceduti. Il saldo quindi è di 61 nuovi contagi. I tamponi processati sono 1.922, per un tasso di positività del 7,3%, in linea con quanto evidenziato nei giorni scorsi. Caserta è ancora in vetta per il numero di contagiati, con 239 casi attualmente positivi, ma Maddaloni supera nuovamente quota 200, arrivando a 202, seguita da Marcianise con 177. Da domani, dicevamo, la Campania e Caserta torneranno in zona arancione, gettando ancora una volta nello sconforto tutti i commercianti e i ristoratori. A lanciare un importante appello il direttore provinciale di Confesercenti Caserta, Gennaro Ricciardi. Confesercente provinciale di Caserta, ben conscia dell'emergenza sanitaria, esprime dissenso e manifesta piena solidarietà agli operatori costretti a questo nuovo stop. Ascoltiamolo. Ci avviamo verso l'ufficialità. La regione Campania da domenica 21 febbraio diventerà, o meglio, ritornerà ad essere zona arancione. A breve il ministro Speranza ufficializzerà l'ordinanza. Questi parametri nazionali, che sono da definire altalenanti, non consentono al mondo produttivo e alla somministrazione in particolare di agire secondo un principio cardine, che è quello della programmazione. Noi come Confesercenti non abbiamo la ricetta per risolvere tutto ciò, ma è impensabile poter gestire in questo modo la pandemia. Non abbiamo la ricetta, sicuramente non abbiamo in tasca la risoluzione, ma purtroppo dobbiamo registrare che agendo in questo modo stiamo soltanto allungando l'agonia ad un malato che rischia di assumere lo status di malato terminale, perché la verità è questa, che ad oggi nessuno doveva rimanere indietro, ma molte aziende stanno chiudendo i battenti.
Molti non hanno riaperto e molti altri dopo questo ulteriore stop rischiano di non riaprire, perché la verità è che con il delivery e con l'asporto molte attività sono costrette a fermarsi, soprattutto in quei comuni periferici, in quei piccoli comuni, ma anche molte attività che vivono nei centri più popolosi, nelle città più grandi, nei comuni più grandi, anche della provincia di Caserta, dovranno fermarsi perché la loro attività è fortemente compromessa. Noi chiediamo degli interventi più decisi e più concreti, soprattutto perché dalla sera alla mattina le attività sono costrette a chiudere e questo non è per niente un fatto positivo. Siamo consci del fatto che dobbiamo debellare la pandemia e dobbiamo affrontare l'emergenza sanitaria, ma chi aiuterà le piccole e medie imprese? Chi aiuterà in questo caso di nuovo bar, ristoranti, pub e altre attività della somministrazione costrette a bloccarsi? Avevamo chiesto di intervenire già da fine gennaio per evitare gli assembramenti non nei locali ma nelle strade e in altri luoghi dove assembramenti si sono creati e nessuno è intervenuto. Avevamo chiesto, segnalando anche, di punire i trasgressori, cioè coloro che non stavano rispettando le regole, vanificando il sacrificio di tanti operatori, e nemmeno questo, ahimè, ai noi come Confesercenti registriamo, è intervenuto. Qual è la soluzione ad oggi? Un lockdown totale? Questo non lo sappiamo, ma sappiamo che di certo le attività, gli operatori e anche i dipendenti hanno bisogno di interventi di sostegno, di indennizzi corposi e da effettuare in tempi certi. Lo chiediamo al governo, lo chiediamo alle istituzioni, lo chiediamo a tutte le forze, a tutti gli attori politici ed istituzionali impegnati in questo momento per risolvere le problematiche. Il nostro è un grido d'allarme che non lanciamo così a caso, ma è fatto praticamente ascoltando la voce delle imprese, ed è un grido disperato al quale noi certamente dobbiamo dare delle risposte. Una nota vicenda ha scosso il comune di Marcianise Tutto qualche anno fa. Una donna infatti cadde in un buco in città perdendo la vita. I familiari hanno così richiesto al comune risarcimento di ben 60.000 euro disposto dal giudice, che ha riconosciuto come la donna fosse morta per le ferite riportate. A distanza di 10 anni però, l'avvocato del comune avrebbe scoperto che la morte sarebbe dipesa da altri motivi. A chiarire i fatti è il sindaco di Marcianise Antonello Velardi sui social. Una signora di Marcianise scrive, dice di essersi fatta male mentre percorreva una strada cittadina. Lei nel frattempo muore, i suoi eredi chiedono il risarcimento, danni al comune che se ne infischia e neanche si costituisce in giudizio. Siamo nel 2010, esattamente 10 anni fa. Comincia la causa con il comune in contumacia. Gli eredi della signora si organizzano con i loro avvocati e chiedono soldi per aver subito lesioni personali colpose. Producono una documentazione dei relativi ricoveri della signora in ospedale. I giudici quindi gli danno ragione, non c'è nessuno del comune che prova a confutare questa tesi. L'esito è che il comune di Marcianise viene condannato al pagamento di 50.000 euro, che diventano più di 60.000 per una serie di spese aggiuntive. Ecco però il colpo di scena. L'avvocato del comune, in seguito ad accertamenti, ha scoperto che la signora era sì ricoverata in ospedale, ma per altri motivi, fino a morire per altri mali. Con 10 anni di ritardo, quindi, abbiamo deciso doverosamente di costituirci, anzi di chiedere la revoca della sentenza, perché c'è qualcosa che non quadra. Parliamo come di consueto anche di sport, iniziamo dalla Serie A. Archiviata già la gara contro il Granada, è tempo di pensare alla trasferta di Bergamo per il Napoli. Sul proprio cammino un'Atalanta famelica che vorrà subito far propria la partita per preservare l'energia in vista del big match di Champions contro il Real Madrid. Buone nuove intanto in casa Napoli. Koulibaly, da ieri negativo al Covid, può partire subito titolare contro l'Atalanta. 2 settimane di quarantena da sintomatico, allenandosi però regolarmente a casa, e non ha perso la condizione fisica, consentendogli persino di recuperare energie. Ma non solo, Gattuso spera di recuperare anche altri 2 elementi. Oggi test decisivi per Demme e Politano, che potrebbero far parte del gruppo in partenza per Bergamo. Gattuso pensa quindi a 3 cambi rispetto agli 11 scesi in campo contro il Granada. Ritrova Koulibaly, il suo partner dovrebbe essere Rachmani, in vantaggio su Maximovic. A centrocampo rientreranno Zielinski e Bakayoko, con Fabian che completerà il reparto. Novità di giornata in attacco, con Lozano e Box e Politano non al meglio, dovrebbe essere Elmas a ricoprire il ruolo di esterno destro, con Insigne a sinistra e Osimhen solita punta centrale.
Dall'altra parte a Bergamo Gasperini pensa a un possibile turnover in vista della gara contro il Real. Ilicic dovrebbe essere il titolare, per il resto tanti ballottaggi in corso. A centrocampo ci sono 4 giocatori per 2 posti, De Ron e Pessina per ora sono in vantaggio. In attacco Malinowski dovrebbe fare reparto con Ilicic e Zapata, in ballottaggio con Buriel. Tutto pronto per il big match di domani al Pinto alle 20:30 tra Casertana ed Avellino. A presentare il derby il tecnico dei Lupi, Braglia. Ascoltiamolo. Una partita, loro stanno molto bene, sono veloci, sono una squadra molto, molto brava nel ripartire, una squadra che sta bene. La squadra sta facendo molto bene, le ultime partite penso ne abbiano vinte 7 su 9. Già questo te la dice lunga sullo stato di forma che hanno questi ragazzi. Noi sappiamo che sarà una partita difficile, sappiamo che se vogliamo fare risultato dobbiamo fare giocare al meglio delle nostre possibilità, sappiamo le loro qualità, però sono partite, bisogna giocarle e poi vediamo. Noi siamo in un buon momento, abbiamo la fortuna, a parte il ragazzino, di poter schierare tutti, possiamo scegliere e speriamo di sbagliare il meno possibile. Era questa la nostra ultima notizia, vi do appuntamento con il nostro TG serale delle ore 21. Buona giornata.